L'euro fa parte dell'economia mondiale da più di 20 anni, ma conoscete i motivi dell'introduzione di questa valuta? Ricordate tutte le precedenti monete prima dell'euro? In questo video impareremo qualcosa in più sulla storia dell'euro, che è la moneta ufficiale di 19 dei 27 paesi dell'Unione Europea. Ciao a tutti, come va? Io sono Leo. E io sono Lisa. E oggi parleremo della storia dell'euro. Vi diremo le ragioni per cui è stato istituito, vedremo quali sono le monete utilizzate prima dell'euro e ci sarà anche qualche curiosità. Iniziamo. Il 7 febbraio del 1992 è stato firmato il Trattato di Maastricht dai membri della Comunità Europea. Ufficialmente conosciuto come il Trattato sull'Unione Europea, ha segnato l'inizio di una nuova fase nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli d'Europa. Il trattato ha aperto la strada a un'unione economica e monetaria, con l'obiettivo di introdurre una moneta unica e integrare l'Europa. Gli obiettivi principali del Trattato di Maastricht erano libera circolazione dei lavoratori e libera circolazione di capitali, di beni e di servizi. Tutto è stato realizzato con lo scopo di stabilire un mercato europeo comune e poi unico. Tuttavia, il nome euro è stato ufficialmente adottato il 16 dicembre 1995 a Madrid. La valuta si è formata praticamente nel 1999. Le banconote e le monete hanno iniziato a circolare nel 2002, quando la maggioranza della popolazione ha avuto il primo contatto con l'euro. Il Regno Unito, tuttavia, ha rinunciato e ha deciso di mantenere la sterlina fino ad oggi. A proposito, sapevate che la sterlina è la moneta più antica in uso al mondo fino ad oggi? Eh sì, la sterlina è in circolazione dall'anno 928. Tra il 1999 e il 2002 la popolazione europea si è trovata ad utilizzare due valute contemporaneamente. Poi, il 1 gennaio 2002, l'euro è stato finalmente istituito la nuova valuta di molti paesi in Europa. E da questo momento l'intera popolazione avrebbe avuto un periodo limitato di tempo per scambiare la moneta precedente con la nuova. Ma ditemi ora, ricordate tutte le monete precedenti prima dell'euro? Adesso ne citeremo alcune, ma avremo bisogno del vostro aiuto per completare l'elenco delle vecchie valute di tutti i 19 paesi che utilizzano l'euro. Quindi per favore aiutateci e diteci nei commenti se ricordate un'altra vecchia moneta. Il marco tedesco era la valuta ufficiale della Germania occidentale dal 1948 al 1990 e successivamente della Germania unificata dal 1990 al 2002. La Banca Nazionale Tedesca ha garantito che tutti i marchi tedeschi in contanti possono essere cambiati in euro a tempo indeterminato e la persona può farlo presso qualsiasi filiale della Deutsche Bundesbank, ovvero la Banca Nazionale Tedesca. Le banconote e le monete possono anche essere inviate alla Bundesbank per posta. Nel 2012 si stima che fossero ancora in circolazione circa 13,2 miliardi di marchi. Al 31 dicembre 1998 un euro era pari a 1,95 marchi tedeschi. La peseta è stata la moneta della Spagna tra il 1868 e il 2002. Il nome della valuta deriva da peseta, una forma diminutiva della parola catalana pesa, che significa pezzo o frazione, o il peso spagnolo. Le banconote in peseta sono rimaste scambiabili presso qualsiasi filiale della Banca Centrale Spagnola fino al 31 dicembre 2020. Secondo tale entità, nel marzo 2011, il corrispettivo di 1,7 miliardi di euro in pesetas non era stato convertito. Il tasso fisso di un euro al 31 dicembre 1998 era di 166 pesetas spagnole. Il franco francese era la moneta della Francia tra il 1360 e il 1641. Fu poi introdotto nuovamente nel 1795 e rimase in uso fino al 2002, quando fu finalmente sostituito dall'euro. In questo intervallo di tempo fu introdotto il nuovo franco, che valeva 100 franchi vecchi. Ma alla fine il nuovo franco è tornato ad essere di nuovo semplicemente il franco. Le monete erano liberamente scambiabili fino a febbraio 2005 solo presso la Banque de France. Le banconote sono rimaste convertibili fino a febbraio 2012. Entro tale data si stima che non fosse stato scambiato un importo pari a 550 milioni di euro. Il 31 dicembre 1998 un euro era 6,55 franchi francesi. La sterlina irlandese era la valuta dell'Irlanda fino al 2002. Ricordate che
esistono due Irlanda, Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord, poiché Irlanda del Nord fa parte del Regno Unito. La sua valuta ufficiale è la sterlina britannica. Parlando di storia, nel 1801 l'Irlanda divenne parte del Regno Unito, ma la sterlina irlandese continuò ad esistere fino al gennaio del 1826, quindi per 25 anni ancora. Nel 1826 la sterlina irlandese fu fusa con la sterlina britannica. Dopo il 1826 alcune banche irlandesi continuarono ad emettere le banconote di carta, ma queste erano coniate come sterline inglesi e non più come sterline irlandesi. Il nome dello stato divenne Irlanda dopo l'entrata in vigore della Costituzione irlandese il 29 dicembre 1937, che separò l'Irlanda dal Regno Unito e da allora divise le due Irlande, di cui parlavamo prima. Il 10 maggio 1938 il nome della valuta divenne sterlina irlandese, ancora una volta e per ultima. Il tasso fisso di un euro al 31 dicembre 1998 era di 78 centesimi di sterline irlandesi. La lira è stata la valuta dell'Italia tra il 1861 e il 2002. La lira ha sostituito più monete correnti prima che il paese fosse unificato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il termine ha origine dal valore di una libra, dal latino libra. Lo sapevate che nel 2016 una donna italiana ha acquistato un mobile da eBay e con sua sorpresa ha trovato 15 milioni di lire in uno scompartimento nascosto, l'equivalente di oltre 7.000 euro. Un altro caso curioso è avvenuto nel 2020, dove un uomo italiano ha trovato oltre 454 milioni di lire in un vecchio mobile, cioè l'equivalente di 235.000 euro. Al 31 dicembre 1998 un euro equivaleva a 1.936 lire. In Portogallo la valuta era l'escudo portoghese, prima dell'introduzione dell'euro il 1 gennaio 1999. L'escudo è stato ritirato dalla circolazione il 28 febbraio 2002. L'escudo portoghese è stato introdotto due volte nella storia del Portogallo, la prima volta nel 1722 e di nuovo nel 1911, dopo la rivoluzione repubblicana, per sostituire la moneta chiamata real. L'escudo era utilizzato nelle colonie africane portoghese e in alcuni casi circolava contemporaneamente alle monete locali. Lo sapevi che nella Repubblica di Capo Verde, uno stato insulare nell'Oceano Atlantico centrale, ancora ad oggi usano l'escudo? Il tasso fisso di un euro al 31 dicembre 1998 era di 200 escudo portoghesi. Quindi ragazzi, queste sono solo 6 delle vecchie monete sostituite dall'euro. Ma lasceremo in descrizione il link con l'elenco completo delle monete che utilizzavano tutti i 27 paesi europei prima dell'euro. Lasciate un commento qui sotto per farci sapere se ricordavate la valuta prima dell'euro o se avete qualche storia interessante su una di queste monete precedenti. Non dimenticate di mettere un like al video, in questo modo possiamo capire se vi è piaciuto e così potremo portare più curiosità dall'universo. Grazie mille a tutti per aver guardato il video e ciao! Ciao a tutti!